Salve, sono Luca De Lucchi, lavoro alla Fondazione Edmund Mac a Trento e volevo soltanto dire che uno strumento per far segnalazioni in tempo reale esiste già, si chiama Ushuaidi, si possono fare segnalazioni tramite Twitter, tramite SMS e qualsiasi altro strumento, è stato già utilizzato in molte emergenze, perciò avete già tutta una piattaforma a disposizione, è libera, potete implementare nuove funzionalità. E basta soltanto metterlo su un server del comune e avete già una piattaforma utilizzabile. Grazie Luca, questo è davvero importante anche perché per esempio per il terremoto di Haiti è stato utilizzato ed ha avuto un'utilità fantastica, quindi sicuramente Ushuaidi oltretutto è una piattaforma open, quindi fruibile gratuitamente, scaricabile, importabile in maniera semplice e gratuita, sicuramente è una bella proposta. Prego. Sono arrivata tardi e mi chiedo scusa per questo se la domanda sarà, diciamo, già, a cui è già stata data risposta. Ma queste diciamo, diverse piattaforme che fra di loro sono del tutto scollegate, immagino, e che direi quasi che sono in concorrenza, si prende in esame questo problema o ciascuno, diciamo, tira la sua e poi si vedrà chi prevale? In effetti l'assessore Ranieri parlava di interoperabilità ed è uno dei punti su cui sicuramente bisogna lavorare a livello nazionale, quantomeno nazionale, perché l'interoperabilità tra applicativi non può che essere così. Ora non so se voi volete dare risposte, prego, o chiunque altro voglia rispondere. Il problema c'è sicuramente, ora io rispondo solo per una parte, ma è un esempio, no? Ad esempio nell'ambito nostro noi seguiamo la parte, dicevo, dei lavori pubblici, i nostri sistemi informativi, gli uffici